Come si sta muovendo il club del direttore sportivo Polito? Quali sono le ultime? Con grandi difficoltà sul mercato perché ha troppi giocatori in esubero, tanti giocatori che non rientrano nel progetto tattico, per cui se non riesce a vendere fa fatica a comprare. Devo dire che quello che ha comprato lo ha comprato bene perché per quanto l'Italia, il Bari abbia perso la partita di Coppa Italia contro la Fidelis Andria, però ha mostrato delle individualità molto interessanti, su tutte Del Rico, ex capitano del Monza, molto bene anche Khedira, però c'è un Bari nuovo che avanza, ma c'è ancora un Bari, fra virgolette, vecchio, che invece è un po' di ostacolo, diciamo, alla crescita complessiva della squadra. Ci sono dei giocatori che hanno fatto il loro tempo a Bari, dei giocatori che non rientrano più nei piani della società, però sono giocatori che vengono pagati bene dal Bari e quindi si fa fatica, paradossalmente, proprio per questo, a sistemarli altrove, perché vogliono la garanzia dello stipendio che prendevano a Bari. E alcuni giocatori, peraltro, vengono da stagione molto negativa e quindi è un mercato complicato per questo. Il Bari fa fatica a vendere, questo è il vero problema del Bari. Però è un Bari che deve completare assolutamente l'organico, deve migliorare soprattutto nel cuore della difesa. Da questo punto di vista si parla di un interessamento per Terranova, giocatore ex Palermo, Lecce, Frosinone. È un Bari che sta puntando sull'esperienza perché continua a prendere giocatori, più o meno tutti i giocatori oltre i 30 anni. Quindi questa è la strategia societaria. Il primo passo sarà però quello di riconquistare la piazza perché in questo momento è molto tiepida rispetto alle vicende del Bari. Pesa la stagione che ci siamo lasciati alle spalle con troppe sconfitte e con tante delusioni.